Nel cinema degli anni 30 nasce il sonoro e occorre portare in Europa le pellicole americane. In Italia il regime fascista censura i film con depurazione linguistica. Si usano le didascalie, ma sono noiose e pesanti, oltre al problema dei molti italiani analfabeti. Una pagina di legge. L'America applica la versione plurima, film girati più volte allo stesso modo con diversi attori per nazionalità interessata. Ma si rivela macchinoso e dispendioso. Assurdi doppiaggi in diretta da dietro la cinepresa, orribile pronuncia degli attori che tentano di leggere sui gobbi battute in lingue che non conoscono. Nel 1932 la 20th Century Fox sperimenta per prima il doppiaggio assoldando teatranti di madrelingua. Il sonoro strocca la carriera degli attori del vecchio cinema muto che non si adattano al microfono. La pronuncia degli attori italo-americani non soddisfa, quindi si affidano i doppiaggi ai paesi interessati. Passerei la palla a Alessio Di Sorriso. Ma tu hai letto tre righe. Ma lui perché pia di me? No, non era previsto. Vai. Non pagare. No, altrimenti si interrompe. Ci ha fatto il PF. Vai, scusate. Perché purtroppo noi siamo tutti molto amici, quindi ci facciamo da ridere. Il cinema italiano si attiva e il nostro doppiaggio ha grande successo, anche per la critica inizialmente scettica e che poi si dice perfino entusiasta. Il doppiaggio italiano si dimostra superiore a quello di altri paesi all'estero. È il periodo d'oro del doppiaggio, nonostante il regime in Italia ne faccia uso con severe misure che agevolano la censura. Negli anni 30 nascono 4.000 sale cinematografiche per una produzione di 80 film l'anno. Per via di alcune voci poco fonogeniche, si doppiano anche gli attori italiani, tradizione che rimane per molti anni. La produzione filmica italiana arriva a 150 pellicole all'anno. Il cinema riceve importanti finanziamenti e nasce Cinecittà. Il protezionismo fascista, per l'italianità dei film, porta i produttori americani a minacciare di non offrire più lavoro. I doppiatori temono la disoccupazione e il ritorno alla difficile vita dei teatranti, ma la crisi è scongiurata dalla produzione delle case cinematografiche minori. Nel periodo bellico i produttori americani doppiano in casa, ma con risultati goffi. La guerra mette in crisi tutti i settori e colpisce anche il doppiaggio. Perché lui ha parlato poco, credo. Allora, nel dopoguerra in Italia si arriva a 5.000 sale cinematografiche, ma con solo 20 film all'anno prodotti. Cinecittà si riprende nel giro di 2 anni. Si arriva alla liberalizzazione, abolendo le vecchie leggi sul monopolio. In massa gli italiani vanno al cinema per dimenticare il passato, guardando le tante pellicole accumulatesi nel periodo dell'embargo, fino a 600. Hanno però le didascalie sussiste l'analfabetismo, quindi si riempono solo i cinema che offrono i doppiati. I doppiatori si uniscono in cooperative per sfruttare la situazione del monopolio. Negli anni cooperative e società assumono, aumentano e nasce la concorrenza. L'attenzione del cinema passa alla vita comune delle persone, il pubblico si affeziona alle voci storiche e i produttori americani temono le novità del doppiaggio. Il piano Marshall stanzia nuovi finanziamenti e il cinema italiano prospera. Nasce la Repubblica e nel 1948 si rinnova Cinecittà. Nasce la tassa sui film stranieri per incentivare il cinema italiano. Le sale cinematografiche arrivano a 10.000 e gli spettatori salgono a 400.000 l'anno. Si assiste a una grande produzione di doppiati e al costante impegno dei doppiatori anche su set e palcoscenici. Cinecittà torna alla capitale europea del cinema, detta la Hollywood sul Tevere. Ospita molte pellicole storiche come il celebre Quo Vadis. Il mercato delle voci non è libero e i doppiatori devono avere il permesso dai vertici delle società per lavorare anche presso altri studi. Ora tocca a Manuel perché ho finito la pagina, giusto? Per queste e altre ragioni nascono le prime scissioni e si formano più società di doppiaggio, insieme a malumori anche per la rigidità delle diverse categorie di voci che ostacola la via alla direzione. Alcuni doppiatori si battono per mantenere i celebri attori che doppiano, mentre altri spingono per avere la stessa possibilità, soprattutto i più giovani. Nel 1954 si producono ben 200 film, nonostante i 300 di importazione.
Gli italiani vanno al cinema fino a 17 volte l'anno, picco mai più raggiunto negli anni seguenti. La neonata TV trattiene il pubblico in casa, perciò il cinema deve rinnovare i suoi messaggi. Ora i film rispecchiano un'Italia che vuole cambiare e divertirsi. Nel 1956 si producono solo 100 pellicole e in pochi anni l'affluenza al cinema si dimezza. Ci si adopera perché il film diverta con semplicità, senza complicati stati d'animo, dando un senso di riposo. Gli attori rispecchiano i sogni dei giovani. Si arriva alla commedia all'italiana. Il cinema arriva al genere sentimentale turistico che rispecchia la voglia di vacanze, passando a girare in località alla moda. È di moda il musical basato su canzoni di successo. C'è molta produzione americana, ma anche europea, con paesi come Inghilterra, Francia, Germania, Russia, Giappone e Svezia. Nel 1960 il cinema italiano è al massimo del prestigio a livello mondiale, così come prospera un'economia in lusso grazie al boom economico. Col nuovo vento politico si dà più respiro al cinema della resistenza e a temi come fascino e sensualità. Nascono così molti film documentari, che però non soddisfano il doppiaggio, pochi personaggi e spesso autodoppiati. Il lievitare dei costi porta a sempre più coproduzioni con l'estero, il che è una fortuna per i doppiatori. No, c'è sta Alex, c'è sta Alex. Ma sì, ma che c'è? Ho un po' di difficoltà di lettura, però ci provo. Ma non mica ho fatto io. No, che c'è? Vabbè, non è facile. Allora, solo perché le righe sono un po' distanziate, forse ce la faccio. Il boom economico favorisce le casse dello Stato, anche grazie alla produzione cinematografica del 1962. Nel 1962 arriva al picco di 243 pellicole italiane, il che mette in crisi il doppiaggio. Per la prima volta le società inseriscono ufficialmente fra i collaboratori i bambini. Negli anni 60 i giovani doppiatori chiedono un cambio dei codici recitativi e la partecipazione alle decisioni che li riguardano in società, riflesso della contestazione di tutta la gioventù contraria a istituzioni e sistema, desiderosi di viaggiare, amare e confrontarsi. Vogliono passaggi più rapidi alla categoria A e più direttori. Le case produttrici ostacolano il potere contrattuale dei doppiatori, capendone l'influenza sul pubblico per il binomio voce-attore. Alcuni grandi registi si scagliano contro il doppiaggio, Manifesto di Amalfi, come Antonioni e Sergio Leone, pretendono esclusivamente vivismo e presa diretta, offendendo pesantemente il doppiaggio. Nel 1970 una legge decreta che i nomi dei doppiatori siano riportati nei titoli dei film. Antonioni conduce un'inchiesta contro il doppiaggio sulla rivista Cinema, ma i sondaggi smentiscono la sua posizione agguerrita. Grandi maestri come Federico Fellini si esprimono a favore del doppiaggio. La stessa economia italiana rivela che non c'è nessuna stagnazione della produzione cinematografica nazionale. Gli spettatori sono anche più del doppio di quelli all'estero, ben 500 milioni l'anno, per un incasso di oltre 200 miliardi annui, per una produzione filmica di 250 pellicole l'anno, senza contare la concorrenza delle altrettante 250 straniere. Si decide di non doppiare più gli attori italiani, salvo eccezioni, ma ugualmente i registi non si preoccupano di curare troppo l'audio del film. Queste sono le minorie, cambiano i codici recitativi, non sono più necessari dizione impeccabile, timbrica elegante e impostazione accademica. Avvengono in seno alle società nuove scissioni. I giovani del tempo della contestazione reputano le strutture inadeguate ai mutamenti. È il periodo dei ridoppiaggi. Anche la RAI fa ridoppiare film e serie, cosa che dimostra leggerezza verso il doppiaggio, cancellando alcune voci del glorioso passato. Da circa 20 anni i volti dei doppiatori hanno lentamente iniziato ad uscire dall'ombra del cinema, specie in questi ultimi tempi, grazie ai siti web, festival, programmi radio e TV, riviste e fiere del fumetto sia locali che nazionali. Diversamente da quanto la disinformazione lasciasse credere un tempo, la tecnica cinematografica del doppiaggio non è praticata solo in Italia, ma anche in paesi come Francia, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, alcune delle ex colonie europee,
paesi slavi, Sud America, Giappone, Filippine, Iran, India, Cina, Hong Kong, parte del mercato arabo e di quello israeliano. Qualcun altro? No? Nel 2014 la categoria dei doppiatori italiani ha ricevuto le medaglie del Capo dello Stato, consegnate dal Ministro dell'Istruzione per l'eccellenza artistica e il valore culturale. Il doppiaggio, oggi più che mai, è una tradizione radicata fin nel sentimento comune, alla quale tanto devono gli attori stranieri per il loro successo. Il doppiaggio italiano rimane ancora oggi ai vertici mondiali del settore. Mazza che slecchina! Bene, te ripasso. Adesso dobbiamo ripetere loro.